Allora, intanto rassicuriamo tutti, tutti i bambini ricoverati qui al San Donato sono in procinto di essere dimessi e stanno bene. Tutti gli adulti che sono stati trasportati con il 118 ieri e tutti coloro che si sono autorecati da soli nei vari pronto soccorsi sono stati tutti dimessi e stanno bene. Resta qualche bambino a Careggi. Comunque la situazione è confortante. Ci sono ancora quattro bambini in camera iperbarica all'ospedale di Careggi a Firenze per l'intossicazione da monossido di carbonio avvenuta all'interno della chiesa di San Bartolomeo di Perco, comune di Cortona, durante una festa parrocchiale dell'Epifania. È stato prima un bambino, poi una bambina e poi una signora. Però a quel punto diciamo che è venuto fuori il panico. Circa 100 le persone che erano presenti all'interno dei locali. Era stato il malore di due bambini a destare l'allarme. La chiesa era stata aperta subito, ma i malori sono proseguiti anche all'esterno. Decine le persone soccorse sul posto e poi ricoverate nei vari ospedali della Toscana. Tranne i quattro bambini di Careggi, gli altri sono stati tutti dimessi, ma poteva essere una tragedia. L'intossicazione da monossido è l'intossicazione non volontaria più frequente nei paesi industrializzati ed è caratterizzata da una intossicazione appunto da parte di questo killer subdolo che è il monossido di carbonio, ovvero un gas incolore, inodore, insapore, non irritante e per questo la persona che inala questo gas non si rende conto della sua presenza e della sua pericolosità. In sostanza tutti i nostri combustibili possono creare monossido di carbonio. Il problema qual è? Quando la concentrazione ispirata di questo gas supera una certa percentuale, questo gas va a legarsi all'emoglobina. L'emoglobina è quella sostanza contenuta nei globuli rossi che è deputata al trasporto dell'ossigeno e quindi paradossalmente si viene a generare una situazione in cui pur in presenza di ossigeno di fatto le cellule non sono in grado di utilizzarlo e l'organo che è più sensibile in questo senso ad una carenza di ossigeno è il cervello e quindi ecco perché i primi sintomi sono cefalea, nausea, vertigini, poi se la situazione è più grave compaiono disturbi dell'attenzione, disturbi della capacità di giudizio, fino a concentrazioni più elevate e arrivare al coma. Oltre al cervello, il cuore è un altro organo bersaglio e quindi nei casi più gravi si può arrivare coma barra arresto cardiocircolatorio. Quindi è una situazione molto pericolosa. Bisogna ricordare anche come si possono prevenire queste intossicazioni che sono davvero molto, molto pericolose. Ci sono sostanzialmente due cose da fare. La prima riguarda la prevenzione, la seconda la catena dei soccorsi. È evidente che in questo momento dove tutti abbiamo in casa stufe, stufe a legna, stufe a pellet, caldaie, fonti di calore, bisogna stare molto attenti sulla manutenzione e sull'utilizzo di questi apparecchi. Tant'è vero, c'è anche una legge dello Stato che prevede che annualmente sia fatta la revisione periodica di questi apparecchi. Perché? Perché, come diceva la dottoressa Pavani, essendo un gas che è inodore e incolore, le prime avvisaglie sono i sintomi e anche sui sintomi occorre stare molto attenti perché laddove in un ambiente chiuso più persone contemporaneamente avvertono gli stessi sintomi, deve essere un campanello d'allarme per lanciare la richiesta di soccorso. Sul caso indagano i carabinieri e i vigili del fuoco per capire le cause dell'intossicazione. I due generatori di calore, che al momento dell'intervento erano spenti, ma probabilmente erano stati accesi precedentemente, sono stati posti sotto sequestro da parte dei vigili del fuoco di Arezzo, in attesa della validazione da parte della magistratura.